una posa di pavimento a colla su quello esistente. Praticamente dobbiamo considerare la piastrella e la colla che va applicata sottostante. Quindi noi abbiamo posizionato lo strumento e prendiamo come punto di riferimento 1 metro e 1,5 centimetri, che l'operatore adesso segna vicino all'ornia di questa porta. 1,5 per questo tipo di intervento da applicare la piastrella a colla sul pavimento esistente. Quindi 1,5 è il nostro punto di riferimento, che il punto di riferimento è 1 metro finito. Praticamente adesso posizioniamo lo strumento su quella posizione, su quel punto di riferimento là, perché poi lo portiamo in tutto l'appartamento. Eccolo là, il segnalino rosso. Vai. Vai, dagli una mano ad alzare su, così. Vai ancora. Vai. Centralo, ok, fermo di così. Va bene, stringi. Va bene così, vai. Possiamo procedere per la quota. Adesso lo strumento partirà e segnerà una traccia, una linea rossa. Non so se si vede bene, comunque. Eccola là, vedete? Questa è la nostra linea rossa. Qui si vede un po' meglio, vedete? E da qui prendiamo i nostri punti di riferimento. Segniamo lì. Ovviamente noi abbiamo lo strumento perché comunque facciamo questo per professione. Poi in un altro video vi spiegherò come utilizzare il livello con la bolla. Ecco qua, prendiamo i punti di riferimento, segna tutti i punti di riferimento. Segniamolo lì. Ovviamente non vi dovete, chi userà lo strumento non si deve mettere le spalle al laser, perché sennò fa ombra e il segnale lo blocca. Ecco, segniamoli quante più possiamo in tutto l'appartamento. E quindi va bene, passeremo alle altre stanze. Adesso posizioneremo lo strumento in questa posizione qua e passeremo nel corridoio per segnare i prossimi livelli.